rovinare la scatola quando lo apro. No, no, apri tranquillamente. Apri tranquillamente. Guarda, allora, faccio vedere. Guarda che roba. E cos'è? Questo è un prodotto, non è mio, è prodotto di Dante Cecchin, che è un carissimo, diciamo, collega, che è specializzato su questo tipo di... In realtà lui crea, metti che macchina fotografica, che viene utilizzato come videocamera, no? Cioè fai un attacco microfono, attacco monitor, attacco, no? Cuffia, attacco di questo, attacco cavalletto, e fai in modo che venga utilizzato bene. Questo è creato da lui perché ha un'alta qualità meccanica. Questi sono semplicemente il tappo corpo della Canon, tappo corpo Nikon. Perché questo tappo di plastica che lascia sempre il pezzettino di plastica che viene consumato e danneggia, più che danneggia, crea altro polvere, altro che si attacca sul sensore e otturatore, mentre questo non ha sbavatura, non crea nulla di sbavatura. Oltretutto lui ha notato che professionisti che vanno in giro con da 2-3 corpi macchine nel zaino, cioè grande, mette la macchina così, cioè pancia in su. Sì. Ok. A tal punto, se tu prendi tappo, vedi questa zigrinatura così fatto bene, è facile. Molto facile prendere la macchina senza metterci le mani dentro. È benissimo. Sono impressionato. È quanto benissimo. Viene quella cosa lì? Questo? Credo che venda 80 euro. Eh sì, ma sono tutte cose effettivamente belle invenzioni, insomma. Cioè, allora io sto pensando magari di chiedere qualcosa per la Leica. Più Leica per la bellezza, in realtà, in questo caso. Magari foro stenopeico. Senti, ma questa foto con stenopeico che hai fatto, con che macchina l'hai fatta? È una macchina foro stenopeico. Sì, ma di fabbricazione. Ti faccio ce l'hai? Ti faccio vedere. Aspetta, che questo è in realtà è un regalo di mio carissimo amico. Un amico che si chiama Amico. Che si chiama? Amico. Allora, ci sono anche tantissime macchine che costano pochissimo, fatto bene, no? Cioè funzionano bene, mentre questo è un ebanista, cioè non è un semplice. Ah sì sì, ma la conosco, l'ho vista, no? L'hai vista, no? Sì sì, l'ho vista da qualche parte. Perché questa lui, cioè, recuperava, perché adesso non credo che stesse facendo, però recuperava tipo vecchia casa in demolizione, i travi, cioè quindi legno antico, stagionatissimo, di 200 anni, perché non soggetta deformazione. E questo qui è un 6-6? Questo è 6-9. 6-9? Questo è 6-9. Bella, molto bella. È bellissima. C'hai anche il regolo per calcolare i tempi? Sì, 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 ovviamente. Molto bella, bellissima. Perché dipende anche dal foro, cambia anche angolo di campo, e cioè, no, cambia tutto, come diaframma. Cioè, foro più grande, magari diaframma 86, questo è 122, eccetera. Molto bella. Molto interessante, eh? Cioè, è andato bene, no, ieri sera? Molto bene. Il bello di Cito, grande Cito, secondo me, è che lui vuole sentimento, rapporto sentimentale, cosa che distingue anche molto, no? E perché, però, è perché sicuramente lui è molto forte anche per la personalità sua.
è giusto che un reporter si fermi qua e fotografi quello che accada, non vada dentro, no? Ad arrivare Eugene Smith va bene, cioè un po', cioè questi alcuni che, cioè, va dentro più vicino, anche tu, cioè ho visto anche nelle tue fotografie, a volte tu vai oltrepassi, no? Cioè tu ci vai dentro, vuoi legame quasi sentimentale l'apporto, sì, però non sì, tutti, ad esempio Cartier-Bresson sta molto lontano. Ah, certo, ma noi siamo figli più di Eugene Smith che di Cartier-Bresson. Esatto, esatto. Anche se consideriamo Cartier-Bresson ovviamente... Eh sì, non posso negare che Cartier-Bresson sia, no? Cioè, grandissimo, e però io personalmente snobbo anche Cartier-Bresson, non mi piace. Cioè, nonostante che io riesca a apprezzare molto, come anche Sargado, io apprezzo Sargado, devo dire che è grande fotografo, ma io lo amo? No, 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 a me piacciono di più le tue fotografie, foto di Cito, molto di più. E noi non possiamo dire che Mario Dondero è stato grande fotografo, no, lui non gli fregava niente, è andato oltre, cioè installava rapporto di amicizia, e quindi fotografia era secondaria per lui, però lui poteva anche creare qualcosa di fotografia molto amatoriale, perché come lui fotografava amico, no? Molto amatoriale, però aveva senso, aveva il perché. Senti, è molto bella questa macchina, è vero. Fai i complimenti al suo amico. E magari se lui lo facesse per te sarebbe bello, vedi? Ma io ho un po' di voglia di usare. Guarda, questo qui mi ha regalato Umberto Pini. Allora, lui, questo amico, ha fatto per Umberto, quindi ha creato, vedi, Umberto's Pinhole, che ha creato istruzioni per Umberto. Bellina, veramente. Ah, è la stessa cosa quindi. Sì. Diaframma 224 con 160. Ma quanto viene quella macchina qua? Non esiste il prezzo. Ah, non esiste. Non ho mai capito, perché io non ho mai comprato, mi ha regalato, e lui, Antonio Amico, credo che abbia qualche problema di vista oggi, quindi non credo che stia producendo nulla, però posso anche chiedere. Ma io avevo pensato di prendermi questo kit della Ilford. Sì, che va benissimo. Che fra l'altro usa anche il 4x5. Sì. Io ho fatto una foto con una pinhole a Genova, sì, alla Concordia. Sai da quella nave che si è... Sì. Le fate tu queste qui? No. Questa è la fotografia di Antonio Amico. Quella è fotografia di Samantha, che è sua moglie. Questa è molto bella. 9-12. Questa è 9-12. Cioè 20-25 il negativo? No, centimetri. Cioè 4x5 pollici. Questa è 6x6 ingrandita. Io ho fatto anche quella foto della Concordia, mentre stanno disarmandola. L'ho fatta con una 4x5. Sì. Ed è incredibile il risultato. Beh, sì. Bisogna che ho fatto fare delle stampine, bisogna che te ne regali una. Sì, dai. E loro, ma guarda che roba, queste buste che loro fanno con le loro mani, utilizzando carta da imballaggio. Bellissima, sono veramente degli artisti, eh? Sì. Via della terra. E amano queste cose. Savio, Ravenna. Guarda, amano queste cose. E te l'hanno mandata per posta. Sì. Che bellezza. Non che hanno mandato due insieme, no, ognuno ha la sua busta.
un po' invidio perché riescono a prendere il tempo per anche fare giocarci, fare anche le cose fatte bene, cosa che io non ne ho. Io cerco anche di prendere, per esempio sto facendo le scansioni del viaggio in Grecia. Sì. Che devo dire che sono veramente molto contento, perché ho lavorato ovviamente in 120 una foto di paesaggio così e in 135, purtroppo la Leica prende luce da qualche parte, per cui ho alcuni negativi con... Tendina, purtroppo tendina. Tendina, non che tendina che prende, la Leica M6 prima serie, cioè scorrimento di tendina che fa così, sotto c'è anche guarnizione tendina, perché da lì che prende. Ma al concio di... talonite, cioè basta segare quel cioè pezzo di disegno. Sì, ma c'ho anche il menisco rotto, che non mi operano. Ah. Dicevi la tendina, tu? Tu non vedi. Così non vedi, cioè tendina che scorre, ok, sotto e sopra ci sono guarnizioni. Sì. È da lì che prende. Tu ce l'hai qualche negativo? Sì. Posso vedere? Non qui però, te lo porto a vedere la prossima sera. Guarda, sai dov'è che... Comunque va smontata tutta. No, stai tranquillo. Perché questa qui è quella che avevamo già... portato a riparare. Sì, e che non andava bene i tempi. No, è quella che ha preso luce, ha preso acqua in Grecia. Ah, ok. Ti ricordi? Probabilmente allora, cioè, con l'acqua deteriorato drasticamente. Però l'avevamo già fatta vedere. Sì, e che vuol dire non ha fatto, cioè, non ha cambiato guarnizione. Cioè, posso vedere? Certo, te la regalo se vuoi. Sì, grazie. Io non dimentico, Allora, qua potevo mettere anche un sottile guarnizione, perché qui, a questo punto, poteva mettere guarnizione. Poi sotto sopra va vista. Ok, non ti preoccupare, faccio fare bene. Ti lascio anche l'obiettivo? Sì. Senti una cosa. Sì. Io vorrei trovare una 6,90 Fuji. 6,90 6x9. Tu non è che hai qualcuno che adesso in questo momento no, ma con standard o grand'angolo? 90 mm. 90. Che corrisponde a una 50. Cioè un po' leggermente grand'angolo. 40 mm, 40 poco più. Quella macchina lì ha anche un kit per fare le panoramiche, vero? Perché sopra c'è scritto. Sì. E trovarne, cioè il kit. Bisogna, non si trovano. No. No, ma vabbè, non è... però. Vabbè, lo faccio, posso. Che... sì, in effetti. Ma perché devi fare kit panoramica? No, cioè, basta che tagli, cioè, no, maschere. Bravo. È meglio avere tutta. 6x9. Voglio avere dei negativi più grandi. Sì, più che altro si può fare creare una mascherina davanti al mirino, quella trasparente, e che tu ma appena vedi questo segno, esatto, della 24 per esatto, no. Esatto. 90 mm esatto. E che sì, è vero. Senti, appena ho finito di fare le scansioni della Grecia, hai voglia di vederlo? Di darmi un tuo giudizio, un tuo parere? No, il mio giudizio... Parere è troppo grossa per me. Mi piacerebbe che lo vedessi. Mi piacerebbe vedere, sì, ma io parere, opinione, cioè su di te, cioè non posso dire, perché cioè, tu sei un grande maestro. Lascia perdere, io vorrei che tu mi dessi invece un tuo parere. Ignoranti, come me, può dire un po' quello che pensa. Ecco, ma io, a parte che non credo che tu sia ignorante. Beh, io lo so, un puro ignorante. No. Comunque, se ti viene per le mani una 6,90... Va bene, te lo metto. Va bene. Allora, torniamo di là. Arrivo subito, vai.